E, scoppiata una nuova bomba su Fedez. Le accuse dalle drag queen nel video di Mille sono davvero pesanti. Tutto è successo in sua assenza, un'altra gatta da pelare per il cantante Fedez. Dopo l'uscita del suo video Mille è arrivata la denuncia da parte delle due drag queen presenti nella clip. Le due infatti hanno scritto una lettera per raccontare i fatti avvenuti in assenza di Federico e le loro dichiarazioni sono da brividi. Il nuovo brano di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro è stato un successo subito dopo l'uscita. Un vero e proprio tormentone che, siamo certi, ci accompagnerà per questa prossima estate 2021 e non solo. Il bizzarro trio ha saputo creare un pezzo che sa di freschezza e leggerezza, un ritmo che entra subito in testa e difficilmente si dimentica. Proprio nella giornata di ieri è uscito il videoclip del brano. Pochi minuti e migliaia di visualizzazioni. In molti lo hanno trovato divertente ed originale, ma oggi è scoppiata una vera e propria bomba. Le due famose drag queen presenti nel video, Paola Penelope ed Eva Paradise, hanno scritto una lettera al cantante per denunciare quanto accaduto. Non le manda a dire la drag queen Paola Penelope nelle sue parole indirizzate a Federico. Nella sua lettera, condivisa anche sui suoi profili social, l'artista ha raccontato quanto accaduto. Quando ha ricevuto l'ingaggio, Paola era molto entusiasta del fatto che, finalmente, un cantante apertamente schierato dalla parte dei diritti LGBT, l'avesse contattata. Ma, in assenza del cantante, è successo di tutto e per le due sono stati giorni da incubo. La Penelope aveva cercato di contattare il cantante privatamente, ma non riuscendoci ha deciso di condividere la lettera sul suo profilo. Ci sono stati improvvisi cambi di programmi, slittamenti di orari e addirittura, un membro dello staff ha chiamato le due trans. La drag queen ha inteso denunciare tutto e siamo certi che il cantante non starà a guardare.